Bianco ha giocato l'ultima mossa e quindi adesso tocca a nero. Dove va a giocare? Dove gioca nero? Sì. Abbandono. È troppo presto. Ma non è che ha perso due pietre lì e questa cosa l'ha messo di cattivo. No, beh, ma questo è Giuseppe, no? Anche se... Giuseppe è spiacevole perché questo è Atari, per cui bianco ti può tagliare. Per cui effettivamente... No. Non mi piace giocarlo Ha personalmente. perso nero. Non lo so, no, questa è solo una posizione. Poi in Un realtà po' sono tutte perso. posizioni tirate fuori da partite, però non c'è mai scritto come va a finire. Cosa dici? Dove giochi? Sei nero? Dai, stavo pensando una così, attaccare quella lì. Sembra il gruppo debole di Bianco. Sa di gruppo debole abbastanza quella pippa bianca sa parecchio di c'è un numero di fa un po' fortino però. Lo prendiamo in considerazione, comunque che ci sia il numero forte, per cui se vogliamo attaccarla bisogna fare in modo di non essere contrattaccati. Queste sono le situazioni, queste proprio, io non so cosa fare. Voglio giocare di qui, è troppo presto fare il territorio. Allora, la regola è, competiamo. Gruppi deboli. I gruppi deboli dell'avversario, o i Attaccare i propri. gruppi deboli dell'avversario, rinforzare i gruppi deboli propri. In che ordine? Se il gruppo debole dell'avversario è più grosso del gruppo debole tuo, vai addosso all'avversario. Equivalente. Noi non abbiamo gruppi veramente deboli Noi perché siamo neri, non abbiamo gruppi deboli. questa pietra la possiamo considerare abbastanza assieme a quelle due lì. Non è un'estensione un po' troppo lunga, è Sì. invadibile, però. Però va detto che magari una pietra bianca da queste Esatto, è parti può invadibile. essere spiacevole, per cui la mossa che dobbiamo fare Può dovrà aiutare anche anche quella. impedire. Quella Tu dici è troppo nero qua? dire, fa una sola cosa, che è aiutare quella pietra. Aiuta questa e fa un po' di Esatto. territorio. Il territorio è la seconda regola, no? Dopo aver risolto le situazioni dei gruppi deboli, bisogna creare anche territorio, toglierlo all'avversario. Sì, Questo è già questa più non è male interessante perché con una pietra perché bianca qua fa più adesso fatica a è scappare. assai. A scappare e lì comunque rimane una debolezza, penso. Sì, ha due obiettivi già. Però è perfezionabile. Scusa, guarda la risposta di bianco a questa. La risposta di bianco a questa dovrebbe essere una roba così. Sì, esatto. Quindi dici, tanto vale che gioco qua. Beh, Oppure gioco se qua che gioco... non ti può rispondere più lì. Esatto. Due qua ci sono Beh, su questa Bianco magari può anche pensare di forse di tagliare in mezzo, chi lo sa. Bisogna vedere, insomma, non tra funziona qui però e quel qui, taglio insomma, può... Credo... sotto sì però quel taglio non funziona più gioco lì voglio vedere cosa Qua? adesso adesso cosa vuoi fare Ho letto, la faccio catturare. metti Posso anche venire qua? è molto brutto per nero È vero che forse si prende un angolo bello grosso, però... è brutto anche se prendo l'angolo si partiva comunque da una posizione di prevalenza del nero così hai aumentato un po' il tuo angolo ma bianco aumenta molto la sua influenza esterna Io comunque nero partiva da con la queste pietra due, che hai sono chiuso giocato l'angolo partivi da queste ho giocato due la pietra lì dentro e avevi questa ma anche poi per si fa prendersi giustamente per quell'angolo. sacrificare altre cose qui c'è il bilancio Pensa, guarda com'è venuta con bianco che comunque adesso tocca bianco, può fare una bella influenza qua, No. no? Anzi, se questo lo dà già per buono, perché è collegato a quello, ti può invadere qui adesso. Drammatico così. C'è da mettersi a piangere. Beh, sì, Può dai. succedere di peggio, però comunque non è splendido. Tanto più che se volevi l'angolo, invece che mettergli questa pietra, Certo, mettiamo solo questo. come
cosa potevi fare? Potevi giocare direttamente qua. Questo è un modo per fare l'angolo. O meno, però. Rinforzi anche meno bianco. Esatto, perché se vieni lì comunque puoi ancora giocare qua. Non so se forse puoi anche provare ad attaccarlo così. Adesso anche col bianco è anche difficile venire fino a qui, no? Perché ha due gruppi sotto, cioè due pietre e una terza pietra sotto attacco. Per cui è vero che ha questo, che è estremamente forte, però insomma ha anche due gruppi. Rimane soltanto, quella. Questa è meglio, sì, perché adesso dopo cosa fa? Rinforza qui e schiaccia molto bianco. Per cui bianco può giocare, per esempio, come avevamo visto la volta scorsa, questa, che è una forma analoga. Oppure può anche stare solido. Forse anche provare a pigiare. Infatti, lo avevo pensato io. Sì. Però questo è un calmo, è meglio. Una scala nera, per cui se averne ha una mossa di vantaggio nero, diciamo. Però rischia di perdere l'angolo grosso, piuttosto che nero esce. No, tagliare non è. Mi hai convinto. Ecco, qui per esempio non so cosa converrebbe fare, se andare a fare qui o qui. Però così occhio direi che questa è più strategica. Eh beh, certo, interessante. Magari si può anche pensare qui a vedere cosa succede. Si gioca più con l'influenza e sembra più grande questo, per meno territoriale. Pressione qua. È comunque complicato combattere da queste parti perché bianco ha questo alle spalle e io alle spalle non solo questa. Però era quella l'idea di tagliare, però bisogna vedere se il nero può catturare con le due pietre. Beh, ma anche se così non le potessi catturare, perché magari qui comunque vive, non è che abbia una forma proprio splendida. La mia idea è che ho una base con cui poi dopo, durante il combattimento, cioè sarà meglio combattere con questa piuttosto che senza. Per quello. Solo il problema è se poi dopo bianco invece mi dice ok, catturale, e lui si tiene tutto quello che c'è fuori. Cioè, non necessariamente con delle mosse così, però insomma, l'idea è quella. In ogni caso bianco si trova in una situazione spiacevole. Però appunto nel dubbio preferivo venire subito lì. Quella da escludere come risposta di bianco comunque è posso? Sì. Strisciare sotto passivamente perché nero continua felice quanto vuole. Adesso cosa potrebbe fare bianco così ancora? Quando comincia a strisciare poi così usi pochissimo l'influenza di queste pietre. Ecco. Mentre il nero usa tantissimo l'influenza di queste perché difendono sempre di più un'invasione. Questa mossa qua è cattiva. Potendo vivere qui direttamente nell'angolo direi bianco. Però non so se si può onestamente. Per cui magari potrei anche considerare di lasciarla lì e vedere cosa riesco a fare. E questa di nero sembrerebbe la migliore. Ma su questa nero devo ancora giocare sopra? Su quale? Bianco? Se bianco già l'altra mossa con questa bianco gioco qua. Qua? Nero può giocare sopra con questa sedia di prima. Però il bianco è già un passo avanti. Sono avanti invece che indietro. Perché col salto. Questa invece è indietro, certo. Sono sempre a rincorrere. Devi saltare, almeno adesso devi saltare. Però saltare adesso è peggio, il taglio te lo sei portato più dentro. Se nero gioca questa sequenza
tra l'altro abbiamo visto questa, bianco in questo caso è felice, perché questa magari la lascia anche e prova a fare qualcosa di più, insomma, qualsiasi cosa ma va bene. Anzi, potrebbe addirittura difendere qui e minacciare di andare nell'angolo. Questo forse qua, se bianco vuole stare sul lato. Nero, a questo punto deve giocare con sì, un po' proseguire. Sì, o anche un cavallo, non so cosa è meglio. Questa. Per non giocare con tanto. Mi spiace però da bianco andare in là. Cioè, sì, l'idea comunque è che si può fare realizzare a bianco un territorio perché partiva da una situazione di avere un gruppo molto forte con un'influenza che voleva fare di più di quel. Però stiamo scambiando territorio bianco per influenza nera, che però è molto efficace perché difende da un'invasione. Stiamo dando. Allora, tanto qui nero di punti non avrebbe fatti, no? Al massimo li avrebbe negati a bianco. Gli stiamo dando cosa? Partiamo con questa da qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diciamo una quindicina di punti che comunque verosimilmente avrebbe fatto lui. E se un'invasione nera da queste parti ci sarebbe messo nel guaio. Diamogli sti 15, insomma, meglio 15 che... Pochi maledetti. Cioè, se bianco viene qua lui invece, forse diventa ben più che 15. Almeno so che sono solo 15... e non ci penso più, però qua se forse infatti bianco non può rispondere, almeno questa la devo mettere, ma forse già questa non ha senso, forse potrebbe non rispondere no, è quello che dicevo, magari anche rispondere più tardi, esatto, questa. Non subito, cioè, perché c'è, potrei anche lei provare a schiacciare io adesso nero, magari la minaccia contro minaccia. Sì, però se nero riesce a mantenere l'iniziativa poi non possa, quindi diventa molto fastidioso. Parte, voglio dire, che non è che gioca solo. No, però fosse così lo scambio ancora va bene, ma quello che diceva Francesco è qui combattiamo per una serie di mosse. Se poi finisce nero consente, gioca qua, sono tanti punti. Per cui... se bianco si imbarca in una strategia come questa, deve anche avere l'accortezza di finire 7-2. Per cui, se dovesse essere una cosa di questo genere... così si trova un po' con le mani legate, perché... non può mai dire... le lascio come mosse forzanti, perché se adesso bianco gioca... e nero forza ancora una volta, per esempio, queste diventano un fardello, perché sono pesanti, sono un obiettivo di attacco. E se scappa, dopo va nei guai quella, perché adesso nero è un po' fuori. Cioè, magari non direttamente come invasione, ma come estensione. Qui... ancora da invadere, no? Però se bianco difende qua poi dopo va via.